Allora, per parlare della finale di ieri sera, guarderei le espressioni di Santi e Nicola, che secondo me sono un po' Bravo, l'espressione bravo, bravo, sei riuscito tradotta in, bene. esatto, nei volti, nell'ufficio facce. Guarda, guarda Santi. Nicola può intervenire quando vuoi, No, quando no, vuoi. guarda, allora Cosa bisogna. devo Esatto, bravo. Allora, a dire? Nicola bisogna dire che da bravo capitano. È stato l'ultimo ieri sera ad ammainare bandiera bianca, perché Castellana, c'è da dire, Nicola Tiozzo è stato tra i più bravi, che ha tenuto uno, non voglio essere cattivo, però uno dei pochi che ha giocato bene dall'inizio alla fine della partita, perché ieri sera Vibo Valencia davvero ha fatto una super partita, Nicola concorderà con me, ha dimostrato di essere la squadra top, la squadra da battere in questo campionato e sarà davvero molto difficile per tutte le altre farlo anche in campionato. Se pensiamo che Castellana Grotte, che in questo momento è seconda, ieri sera ha faticato un pochino, magari non ha ricevuto bene, Teo Lopez non era in formissima, quindi nel complesso ieri sera Castellana poi non ha giocato la sua migliore partita, però dall'altra parte ieri sera Santi Orduna aveva solo l'imbarazzo di scegliere a chi dar palla, perché poi dopo è vero che Bukkegger ha fatto una grande partita, vero Santi? Però ieri sera c'è da dire, perché poi parliamo sempre Assolutamente, assolutamente. degli attaccanti, parliamo dei Bravo. centrali. Ma quanto è bravo Cavaccini? Ieri sera ti ha fatto vedere come lì tranquillo, sigaretta in bocca, hai distribuito a destra e a sinistra e hai vinto la partita, hai vinto la Coppa Italia, vero o no? Santi, hai il permesso di Esatto, insultare e Locatelli, anche naturalmente. Nicola, No, 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 vabbè. condivido, condivido. Ieri secondo me è stata una delle migliori partite che abbiamo fatto in ricezione e di conseguenza facilita molto il mio lavoro, quindi posso dire che sono contento e speriamo di continuare così, che non mi facciano correre tanto. Quando Nicola dice l'ambiente, ricordiamocelo, ieri sera c'erano più di 3.000 spettatori sold out. Quindi Santi, è sempre così a Vibo? Il pubblico risponde così oppure è stato per l'evento? No, diciamo che c'è sempre il gruppo, no, di tifosi molto fedeli che il Volley Club, che sono sempre, che ci seguono, che fanno pure le trasferte. Poi chiaramente c'era un grande entusiasmo al palazzetto, vederlo così pieno, per noi è stato molto bello giocare così, per il movimento, per quello che è la 2, per quello che significa Tonno Calipo in Calabria. E per una partita, una finale come quella di Coppa Italia, che giocare in casa davanti a 3.000 persone, e anche bisogna dire che comunque credo che Castellana sono venuti 3 o 4 pullman, non so, 200 persone che sono venuti da Castellana a vedere la partita. Wow, Quindi credo che è stata bello. una finale molto, molto positiva e molto, molto bella per la pallavolo. È stato un bello spettacolo, soprattutto in campo, sugli spalti. Quindi contenti di quello che come è stata organizzata, che bisogna fare anche i complimenti alla società per quello che gli sforzi che ha fatto per renderlo in questo modo. Locke mi aveva anticipato che lui è impegnato adesso anche, quindi se puoi restare con noi in qualche minuto, resta pure, oppure se no Volentieri. Torniamo a Santi. Dopo 8 anni di Serie A1 a ottimi livelli, scelta. Chi c'è a fianco a te? Esatto. Salutacela C'è per mia noi. moglie, è arrivata mia moglie, è appena arrivata. È Salutiamo. appena Ma era arrivata. con Che chi te... parlava quest'ora? Era un po' preoccupata. Scusa, scusa, Intanto è sì. arrivato anche un messaggio da Francesco Comito. Ciao da Vibo Valencia, Orduna, sei strepitoso, hai le mani magiche. Dicevamo quindi, al di là dei meritatissimi complimenti, dopo 8 anni di Serie A1 ad altissimo livello, com'è stata la scelta di andare in A2 e come ti sei trovato in A2? Bella domanda, sai che immaginavo che mi avresti chiesto questo, te ormai. Allora, io ci tenevo a rimanere in A1, però diciamo che la proposta di Vivo e l'idea di rimettermi alla prova e l'entusiasmo che avevo di venire qua a provare a vincere qualcosa è stato più forte di quello di magari rimanere in serie, in Superlega, a provare a salvarmi. Cioè, credo che mi è piaciuta l'idea di venire qua proprio per quello, per provare a fare un saltino e
e riguadagnarmi la possibilità di giocare in Superlega. Quindi è stata quella la scelta. Velocemente, Santi e Nicola, che ne pensate? Allora, no, sulla nostra squadra chiaramente credo che comunque del sestetto titolare del 70% comunque siamo giocatori che l'anno scorso stavamo giocando in Superlega e che comunque abbiamo fatto un percorso di Superlega di un bel po' di anni, cioè Candelaro, Tondo, Cavaccini, io, Paul, Buchè che giocava in Turchia, però abbiamo giocato insieme sia a Ravenna che a Monza, quindi... ritrovare lui per me è stata una cosa molto bella, cioè, in quegli anni che siamo stati insieme mi ero trovato molto bene, stare qua con noi è per noi un punto di forza importante, quindi chiaramente questa è una cosa molto positiva nella costruzione della squadra. E poi è vero che il campionato di A2 è comunque molto equilibrato e competitivo, perché comunque credo che la qualità dei giocatori che ci sono è comunque alta, cioè voi abbiamo parlato solo di Castellana di noi, però dietro c'è sempre comunque Bergamo che c'ha un roster importante, certo, con due schiacciatori fortissimi, e c'è Cuneo che comunque è una bella squadra, Prata Pordenone che ci stanno anche i ragazzini, richiamiamoli ragazzini, però Porro, Boninfante, hanno preso Hirsch, tutte le partite sono, se vedi là, dalla seconda alla decima, comunque ci sono 3-4 punti di differenza, e credo che questa è una cosa molto, molto bella per il campionato, per la 2 che arriva il weekend e non sai cosa può succedere, e quindi sicuramente con la Superlega io la differenza principale che ho trovato sicuramente più che altro fisica e a quanto viaggia la velocità della palla su certe cose, no? A muro, specialmente a muro cambia molto. E in battuta cambia moltissimo, e è quello secondo me la differenza più grande che uno si può trovare dalla Superlega alla 2 dal mio punto di vista, no? Però ogni volta che intervistiamo qualcuno di loro ci dicono sì bravi 27 punti di vantaggio, però... ma tanto non conta niente, ci sono i playoff e in A2 la promozione cosa. Quindi c'è un'analogia tra voi e Perugia. No, il paragone con noi e Perugia io non è che non ci sto, però loro stanno ammazzando il campionato per ora, però come dicono tutti, secondo me fanno molto bene, e poi ci sono i playoff, e nei playoff è tutta un'altra musica, perché anche noi qualche domanda abbiamo fatto, sì, siete a +7, +10, tanto cambia niente, cambia poco se tu arrivi alla fine della regular season con +5, +6 o +10 o +1, sei primo posto, ma poi in playoff, in A2 si è confermato anche qualche anno fa che Bergamo è arrivata prima, ha vinto tutte le partite 3-0, poi è uscita ai quarti con Brescia in due partite, o tre, non lo so, prima contro Ottava, ok, in A1 in Superlega, Perugia, non credo che succeda a Perugia, però se trova in semifinale una squadra come Modena, Gassata, o la Luve che si riprende forte, o per quel caso Trento... E poi è tosta, perdi una partita e c'hai una pressione importante, quindi nei playoff può succedere tutto, chiaramente col roster, la qualità dei giocatori che hanno loro, che hanno cambi dappertutto, sta diventando una squadra imbattibile. Cesare, brasiliano, io sono argentino e andiamo d'accordo, non c'è problema. Okay. Finito il mondiale, questo lo mettiamo lì. Finito il mondiale di calcio, tutto a posto, dai. No, guarda, molto, molto capace, molto preparato, secondo me abbiamo stabilito subito un ottimo rapporto, sincero, e secondo me quella è la cosa più importante, no? Quando uno è diretto e sincero poi tutt'altro viene fuori più facilmente, e chiaramente c'era una squadra con tanti giocatori da gestire, da portare avanti per diverse cose. E piano piano secondo me abbiamo trovato un po' la strada giusta per andare avanti, dall'ultimo mese secondo me siamo cresciuti molto, e questo è anche tanto merito di lui e dello staff, sia lui come secondo allenatore, ma anche lo staff medico, fisioterapista, preparatore, che per quello che abbiamo vissuto hanno fatto un grande lavoro.
Un'ultima curiosità, per tanti anni Pippo Callipo in persona era l'uomo più vicino alla squadra, sì, quello che era particolarmente attivo. Mi era parso di capire che negli ultimi anni avesse lasciato un po' più di spazio invece al figlio, o non so bene, mi racconti com'è la situazione e quanto è ancora protagonista il grande Pippo, che è quello che è strettamente legato a quel marchio da tanti anni? No, lui è sempre molto presente. E due giorni prima della finale si è comunque avvicinato, una volta per settimana ci viene a trovare comunque e non fa tanti commenti, però prima della partita è venuto, ha fatto una chiacchierata, ci ha dato il suo supporto, è stato molto positivo, ma noi lo vediamo spesso, sebbene comunque come dici te ha lasciato un po' le cose in mano a Filippo Maria, che comunque lui viene al palazzetto tutti i giorni praticamente, e anche lui è molto presente, e l'abbiamo visto nella finale, erano sicuramente molto contenti, ovviamente per la vittoria, ma secondo me certo, per certo, quello che si è vissuto dentro al palazzetto, no? L'abbiamo visto emozionato, l'abbiamo visto, era molto contento, e credo che per lui, per lui, per la sua famiglia, per quanto investe nella pallavolo da tanti anni, oltre alla Coppa è stato bello lo spettacolo sugli spalti, perché comunque hanno sistemato il palazzetto, hanno fatto dei bei lavori, tutto quanto, e credo che la soddisfazione della risposta del pubblico, chiaramente della Calabria, perché tutti i calabresi più la gente castellana che è venuta, credo che è stato molto bello e emozionante per loro.